Bella a tutti ragazzi, sono Salvo Soraxune per un nuovo video in cui oggi faremo la terza parte della Wonderlock su Pokémon Y ed oggi forse incontreremo contro la palestra di Novartopoli, che questa città si chiama. E quindi questo è di pensetto la mia domanda del giorno, e sì ragazzi, fra le domande del giorno sarà: qual è il vostro tipo, il vostro Pokémon preferito di pensetto? Sinceramente io risponderò a questo episodio, quindi intanto vi mostrerò la mia squadra e abbiamo anche da scambiare un Pokémon che vi dirò subito. Intanto, come primo membro abbiamo il nostro Beldum, che abbiamo ricevuto nello scorso episodio con corpo chiaro, natura allegra, con sempre solo riduttore. Poi abbiamo il nostrissimo Eevee a livello 11, con presagio, natura modesta, con comete, desiderio, occhioni teneri e maledizione. Poi abbiamo il nostro bellissimo Alomomola, con botta, specchio velo, acquanello e acquaggetto campata nell'ultimo episodio. Abbiamo Geodude, che userò soltanto per questa palestra, perché poi non mi servirà perché non lo voglio mettere in squadra perché fa schifo, sinceramente. Alla fine abbiamo Wondersala, che sarebbe il Bunnelby, che dovremmo scambiare sullo scambio prodigioso in questo episodio. Quindi direi subito di andare allo scambio prodigioso. Dai, scambio, ti devo scambiare un Pokémon. Dai, scambiamo un Pokémon. Scambiamo Wondersal. E quindi Wondersal, ciao. Ciao Wondersal, ti volevo bene. Veramente no, perché facevi già schifo di natura e c'hai anche natura schifosa, quindi nessuno ti vuole. Quindi sinceramente nessuno ti vuole, perché nessuno ti vuole, perché Bunnelby sinceramente fai un po' schifetto. Cioè, quella è una cosa. Comunque, parlando comunque della domanda del giorno, sinceramente io ho due Pokémon di tipo insetto preferiti. Il primo è Scizor, perché ho usato nella EVA, non era niente male, soprattutto quando è Mega, perché Mega c'ha un bulk pazzesco e sinceramente mi ha aiutato tantissimo durante alcune lotte Wi-Fi. E quindi vediamo un po' cosa ci danno. Scusatevi la grafica durante lo scambio, fa schifo, ma non è colpa mia, è soltanto che non ho una capture card. E quindi un Seedot. Cioè, grazie, grazie mille, vi adoro, guarda, un Seedot. Chi cazzo non vuole un fottuto Seedot? Io non lo voglio però. È giapponese, oh regà. Prendo tutti i Pokémon giapponesi, ma poi se ogni volta che devo registrare c'è un Pokémon giapponese. Cioè ora registro di mattina presto, per vedere se prendo tutti americani, cioè perché è l'unica cosa. Perché cioè oltre a quello, cioè, non prendo niente. Intanto abbiamo il nostro Seedot, e devi andare a combattere contro questa qui, che ha uno Zigzagoon se non mi sbaglio. Però intanto vorrei mettere il mio bellissimo Eevee, perché forse tra un po' si evolverà. E quindi, sai, avere un comete con pelle folletto non è male, sinceramente. Nelle lotte così, fatti conta che velocità. Ma che velocità? Io sono velocissimo, bro. Nessuno mi supera in velocità, bro. A bro. Orsola, mica tu si chiama Ursula. Ed ecco il suo Zigzagoon di feci. Ti piace la velocità? Non sapete che sul Pokédex c'è scritto che Zigzagoon può andare solo a zigzag e si trova una curva in pericolo? Cioè, una cosa stranissima. E devi andare per comete, guarda. Comete a go-go. Attacco comete. Non vedo se... Oddio, mi ha shottato un Zigzagoon. Cioè, neanche c'ha pelle folletto, ha già mi ha shottato un fottuto... Dai, Orsola, dammi un po' sti pattini, così almeno... Comunque, quel Bunnelby l'ho preso dalla strada vicino a questa città. E in pratica, visto che comunque non c'era niente di bello in quella via, quel percorso, l'ho deciso di fare da solo come allenamento. Scrivete nei commenti se volete che faccio così, ma che sempre registri e che lo metta all'inizio del video andando più velocemente, cioè andando come un grinding montage come fanno gli altri. Scusate per il taglio, soltanto che non c'è, è impossibile che qualcuno ti interrompa nel video. Comunque abbiamo preso i nostri pattini. Speriamo che non dobbiamo fare altri tagli, perché soprattutto durante una Wonderlock non posso riregistrare il video, perché una volta che si fa lo scambio prodigioso prendi comunque saldi gioco, quindi è impossibile non rifare tutto quanto. Tanto entriamo dalla palestra e parliamo con questo qui. Salve futuro campione. Oh, questa è la tua prima sfida in palestra, vedo. Sei emozionato, sei nervoso? Su, non ti preoccupare, con te ci sono i Pokémon. O meglio, sono i tuoi Pokémon che devono lottare, mica tu. Ci manca che devo lottare io, guarda. Ci manca solo che devo lottare, guarda. Intanto scendiamo qui e speriamo che comunque il nostro Eevee si evolva, perché comunque mi servirebbe abbastanza avere un Sylveon con pelle folletto, guarda. E credo che dobbiamo seguire le gocce di rugiada? Sì. È da un po' che non ci gioco più a XY, quindi non so come funziona tanto bene. Tanto direi di combattere lui. Oh, ecco qua. Vai, combattiamolo.
Salve sfidante, coraggio, mostrami la tua squadra. My bitch. Perché io so io e tu non sei un Picasso. Ciao Piero. Ma hai un Ladybug? Cioè, ma può essere che hai un Ladybug e mi sono dimenticato di mettere la musica come sempre? E come sempre mi divento la musica perché tanto sono un pirla. Cioè, vedi, è così. Vai con me, te, dai, che diventerà pelle, con pelle folletto prima o poi. Credo che abbia pelle folletto perché non sono sicuro. Minchia, 5 mi ha levato, 5. Cioè, vergognati. Come te mi ha levato? Ma non leverà più 5. Vai con me, te. Pirla! Pirla forever, super suono. Oh, oh, oh. Tanto, no, guarda, se te colpisci da solo e muori a causa della confusione ti ammazzo. E te credo, ah, è impossibile che non si colpisce solo. Com'è da pugno? Ah, colpisci pure varie volte, bitch. Allora, io switcherei e manderei il mio bellissimo Geodude, perché Geodude deve sbrillare, deve proprio brillare in questa lega, anzi questa più capopalestra, perché comunque è di tipo coleottero, visto che ha un Vivillon, diciamo che rotolamento potrebbe one shotare quasi tutto. Super suono, no, davvero. È una tortura quando i Pokémon usano super suono, cioè. E vaffan. E vaffan Ponzi, proprio, perché c'è. Come da solito ha colpito lui, guarda, io scommetto che non colpirò, guarda. Colpisci una volta, pirla. Una, ho detto. Guarda, già a me colpisci così fino a questo slot. Oh, alleluia, abbiamo colpito. Mi abbiamo colpito ed è un asciottato Ladybug. Ciao Ladybug, vaffangiro, a te chi ti ha fatto un croce, a te super suono. 190, la malosca, oh, che è? Io credo che comunque. Forse si evolve Eevee. Vediamo un po'. Eevee, dai, che ti voglio vedere evolvere. Oddio, si evolve Eevee. Abbiamo già un Sylveon al terzo episodio. Cioè, raga, rendere conto di questo. Un fottuto Sylveon. E abbiamo, forse abbiamo pure pelle folletto, va. Voglio proprio vedere. Tanto ecco il nostro bellissimo Sylveon che si sta per evolvere. Dai, Sylveon. Voglio vedere il bellissimo Sylveon. Ora diventa Espeon. No, è Sylveon. Magari fosse stato Espeon o qualcosa del genere, però era meglio Sylveon. E a me non è più giapponese, ma italiano. Cioè, diventa. Il nome non è più giapponese, quindi. E vediamo un po' il nostro bellissimo Pokémon. Tanto c'è gente che mi chiede di fare scambi, ma non lo farò perché sto facendo una Wonderlock. Ed ecco il nostro bellissimo Sylveon. Con pelle folletto, cioè. Modesto con pelle folletto e con comete. Cioè, rendete conto di questo. La pura potenza. Tanto andiamo di qua, seguiamo le gocce di rugiada perché portano fortuna. Io credo che comunque pure con Sylveon solo possiamo anche essere una cosa pazzesca. Eccoti qua, Pirla. Mi chiamo tutti Pirla, ma può essere, io non sono Pirla. Rosalia, io non sono un Pirla. Pirla Kakuna, sei proprio una cacata. Ed ecco il nostro Sylveon nella sua prima lotta, cioè. Sylveon, cosa c'è Sylveon? Lo sai che sei felice di essere con me, però un comete tipo folletto farà del grande male. E la madosca, ho asciottato. Cioè, neanche era super figa, ci ha asciottato, cioè. La pura potenza. Ed ecco un combi, ma io tengo il mio Sylveon perché Sylveon è fortissimo. Dai, comete. E anche one shot, cioè, non ho parole perché Sylveon, cioè io ho preso un culo pazzesco, cioè un Sylveon modesto e anche con pelle folletto, cioè più di così che vuoi della vita. Già 47 PS, impara attacco rapido. Io non parlerei ora al posto di occhioni teneri, perché comunque ora c'è una pelle folletto pure, quindi sarà pure super efficace, cioè c'abbiamo pure maledizione, quindi siamo qua a posto. Cioè. Accidenti, la mia tela non è riuscita a intrappolarti. Oh, ma che mi vuoi intrappolare? Che sei il ragno umano? Ma può essere Spider-Man? Gente che mi chiede lo scambio, ma non lo farò mai. Ed ecco la nostra prima lotta in palestra. Ed ecco che inizia. Quell'espressione che trasmette tutta la determinazione della lotta. Meravigliosa, semplicemente meravigliosa. La prima volta che affronti una palestra? Fantastico, semplicemente fantastico. Le lacrime della sconfitta e la gioia della vittoria per me sono soggetti ugualmente pieni di valore. Artistico da immortalare con una foto.
Fantastici, semplicemente fantastici. Comunque, per quanto riguarda me, il mio obiettivo mette sempre a fuoco la vittoria, cioè tutte cose con la telecamera. Ed ecco che fa pure una foto. Oh, però io voglio farmi una selfie, non voglio farmi una foto. Violetta, voglio farmi una selfie, non una foto, perla. La sfida di Violetta e manda il suo source kit che verrà washoutato dal mio bellissimo Sylveon, perché Sylveon è una bestia totale. Dai Sylveon, hai pelle folletta apposta per questo. Comete, vai! Attacco rapido. Però il tuo non è con pelle folletto, perla. Ah, 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 ah. Vai, vediamo quanto fa Comete. One shot, oh. Porco due, è una sweep alla fine. E alla fine abbiamo quel bellissimo Vivillon che verrà one shotato anche dal mio bellissimo Geodude, che subito nel prossimo episodio, che subito dopo questa lotta leverò dal cavolo, perché sinceramente non mi è utile dopo, soprattutto contro la terza palestra che è di tipo lotta, cioè. Dai, rotolamento, va. Azione, mi fai uno, cioè mi fai due, guarda. Mi fai due soltanto perché sei allo stesso livello mio. Rotolamento. Non one shotta, però lo porta all'arancione, quindi non è male. Azione. Ok, mi hai solo due, quindi non anche mi fai tanto. Rotolamento. Che uccide Vivillon. Cioè, ragazzi, una lotta facilissima, cioè. Due secondi, sconfitta. E Geodude è a livello 12, anche se non lo useremo mai. Cioè. A livello 13 addirittura, guarda un po'. A livello 14? E la Madosca, cioè, oh, Salyantropo. Geodude, neanche te posso usare, non ti voglio neanche usare perché fai schifo, però, cioè, se fai così, se poi ti faccio diventare pure un golem. Certo, poi lo userei anche, guarda. Sei proprio, anzi, tu e il tuo Sylveon siete proprio una coppiata perfetta, fantastici, semplicemente fantastici. Ecco, questo è per te. E ragazzi, ka-ching, la nostra prima medaglia. Ed ecco che il layout cambia un altro po', perché tanto non ci basta. Se la medaglia inserti poco fino alle 30, seguiranno puntualmente le tue istruzioni, anche se le hai ottenute grandi scambi. Anche questa è per te, una macchina tech. Assillo, una mossa nuova introdotta nella sesta generazione, perché tanto comunque, anche se non l'ho mai vista usata, cioè non l'ho mai vista in competitivo, quindi cioè non se la incula più nessuno questa mossa. E intanto abbiamo la nostra prima medaglia e ce ne andremo da qui, perché tanto siamo troppo forti e nessuno ci può bloccare. Soprattutto con il nostro Sylveon con pelle folletto. Ecco Butterfree, ciao Butterfree. Oh, la medaglia insetto. Il professore che ti ha affidato il tuo primo mone sarà sorpreso. Perché non fai il salto del tuo... Ma tu per prima cosa vai al centro poco per far rimettere in sesto la tua squadra. No, perché mi prendi... Cioè, io sono troppo forte e non mi devo prendere consiglio a dei bitch. Bitch, bitch, bitch. Ciao bitch. Prendo bitch tutti quanti, siete tutti bitch, bitch, bitch. Ciao Roselia, bitch. Perché dobbiamo mettere a posto il Seedot e dobbiamo mettere anche a posto Geodude, perché non mandi usarlo, sinceramente. No, vabbè, deposito, deposità. Siamo il nostro bellissimo Geodude. No. E anche questo Seedot del cavolo. Quindi abbiamo soltanto ora tre membri di squadra e dovrei fare un altro cambio di sfondo, cioè. E intanto curiamoli e ora prendiamo il nostro condivide esperienza. Quindi, parlando un po' del condivide esperienza, ho pensato di fare così. Durante i primi episodi in cui ho i Pokémon che devo allenare, userò il condito di esperienza. Ma quando guardo che comunque i miei Pokémon sono troppo livellati per la palestra, lo spengerò e lo userò durante soltanto l'allenamento in cui devo allenare i Pokémon che ho appena preso. Intanto c'è... Ma tu! Sei tra quelli a cui il professor Prada ha segnato un Pokémon. Wow, la medaglia in setto. Tu e la tua squadra dovete essere davvero forti se sei riuscita a sconfiggere Violetta. Ah, scusa, mi sono ancora presentata. Mi chiamo Alessia e sono la sorella della capolista Violetta. Sono una giornalista. Eccetto questo per celebrare il nostro incontro. Ed ecco che prendiamo il nostro condividi esperienza. Come se non le condividiamo abbastanza. Tanto ci deve spiegare tutto quanto, quindi... Sì, sì, ti incontreremo a Luminopoli. Io penso di finire qui l'episodio, intanto però prendiamo il nostro encounter. Dai, voglio il mio encounter. Ed è un combi femmina, oh. Pure femmina, quindi può diventare anche un Vespiquen. Intanto vediamo se possiamo catturarlo soltanto con una Pokéball, tanto ne abbiamo 19, cioè. Dai combi, lo so che vuoi venire con me, dai, diventerà un bellissimo Vespiquen. Dai, vieni con me, dai. Ti do tanto miele. Bravo. Vedi, lui ha già capito con chi sta lavorando. Con un lavoratore di miele. No, veramente è solo un lavoratore di miele, però il miele mi piace. Tutto con i biscotti. Tanto chi li sa...
Ok, da Digimon sono stati inseriti nel Pokédex. Pure femmina, stranamente, perché non ho mai visto un Pokémon femmina, un combi femmina. Porta il nettare raccolto dai suoi simili. Di notte si riuniscono per formare un alveare e dormire. Ah, quindi in una notte fanno già un alveare. Quindi lo chiameremo Wonder. Wonder Sal. Ed ecco il nostro bellissimo Wonder Sal, il combi, che cambieremo subito per finire l'episodio qui. Ragazzi, ve lo dico subito, questa via non è così importante, quindi mi fermerò proprio davanti in cui c'è l'evento che gli assistenti del professor Platan mi parleranno. Quindi ragazzi, tanto scambieremo il nostro Pokémon per vedere chi ci prenderemo e chi alleneremo anche per il prossimo episodio. Intanto, ecco il combi, Ritrosa, quindi fa un po' schifetto, Wondersal, Wondersal, a chi non piace Wondersal. Spero che non lo abbiamo il Pokémon e che non sia giapponese. Livello 8. Io spero tanto che questo qui non sia giapponese o mi dia Pokémon giapponesi, perché sinceramente mi sono rotto di Pokémon giapponesi, guarda. Cioè mi sono rotto di Pokémon giapponesi proprio alla stragrande. Oh, raga. Giappone Aichi. Jin Chun Chang Chang Chin Chung e Chungde. Si chiama Chungde questa qua. Cioè ho imparato un po' il cinese, però giapponese comunque sti cazzi, cioè. Anche se mi piace più parlare il giapponese che il cinese. E prendiamo un cazzo di Silcoon. Sta andando malissimo, raga. Malissimo. Proprio male, cioè. Cioè, è una sfera bianca. E poi il giapponese, Raga, c'è una sfiga pazzesca, dai, cioè. Cioè, non può essere che io devo avere una sfiga pazzesca. Che sfiga, proprio. Comunque, ragazzi, questo è tutto. C'è questo video in cui andremo a Luminovoli, parleremo del professor Platan e prenderemo il nostro start e più un altro encounter. Comunque ragazzi, è tutto. C'è questo video in cui, vabbè, già ho detto quanto. E c'è questo video, bella ragazzi. Bitch!